Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. La via maestra per la promozione turistica del territorio, il convegno organizzato da Confartigianato Impresa, Ancona, Pesaro e Urbino in occasione della 54esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Dunque, Presidente, la via maestra per la promozione turistica del territorio, il convegno che si tiene nell'ambito della Fiera Internazionale del Tartufo di Acqualagna organizzato da Confartigianato Impresa. Sì, siamo orgogliosi di poter partecipare a questa manifestazione in quanto la fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna è diventata ormai una fiera consolidata e Acqualagna ha saputo fare un grande lavoro di comunicazione creando il brand appunto Tartufo Bianco, che è un brand per una cittadina di 4.300 abitanti veramente un risultato eccezionale, perché è un brand conosciuto ormai in tutto il mondo. Ecco, noi a questa manifestazione abbiamo voluto abbinare il nostro progetto La Via Maestra, che è un progetto appunto fatto per i prodotti dell'artigianato artistico, per i prodotti appunto di quegli artigiani che lavorano con le loro mani o che lavorano comunque in maniera tra virgolette non replicabile. Quindi abbiamo voluto abbinare l'eccellenza delle produzioni artigianali a un prodotto dell'eccellenza della terra per veicolare un messaggio appunto di tutto un territorio che ha delle particolarità veramente, veramente ottime. Questo nell'ottica di un'offerta turistica sempre maggiore e anche nell'intento di valorizzare tutta la nostra regione, perché abbiamo veramente delle capacità eccezionali dal punto di vista qualitativo e ci sembrava veramente opportuno farle conoscere anche con questa manifestazione. Che cosa riguardano i prodotti nello specifico? Allora, per quanto riguarda l'artigianato artistico, ci sono prodotti di ogni genere, perché sono tutti prodotti dalle ceramiche, prodotti tessili, prodotti del legno, sono prodotti appunto di artigiani, ma ci sono anche prodotti del food, per questo era particolarmente indicata questa destinazione appunto con la fiera di Acqualagna, perché è importante soprattutto con i mezzi moderni che ci sono per quanto riguarda la distribuzione avere veramente la possibilità di abbinare oltre al tartufo anche altri prodotti che sono del food ma che sono anche prodotti artigianali, perché soprattutto con il commercio elettronico riteniamo particolarmente utile e importante poter offrire al mercato una vastità di prodotti nell'ottica di una qualità veramente selezionata e garantita di un prodotto artigianale veramente d'eccellenza. Dunque, segretario, qual è l'obiettivo del progetto della Via Maestra? Beh, noi abbiamo questo brand che è La Via Maestra, che è un progetto che mira alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Eccellenze intendiamo l'artigianato artistico, che è un patrimonio che va tutelato perché sono mestieri incredibilmente belli e unici, che chi viene nelle Marche e viene a scoprire questi mestieri dell'artigianato rimane folgorato. E quindi l'obiettivo della Via Maestra è valorizzare e non disperdere questo patrimonio delle eccellenze e quindi cercare di far comprendere ai giovani anche quanto sia bello essere imprenditori nel settore dell'artigianato artistico, ma non solo artigianato artistico, quindi food, enogastronomia, e quindi valorizzare anche le eccellenze del nostro territorio e le iniziative d'eccellenza. Noi come Confartigianato Ancona Pesaro Urbino da anni abbiamo delle iniziative come Ciocco Marche che svolgiamo ad Ancona e abbiamo voluto essere invece presenti per il secondo anno in questo festival di Acqualagna, che è un'eccellenza a livello nazionale. Perché? Perché valorizzare i produttori, valorizzare le eccellenze che caratterizzano il nostro territorio. Tutto questo lo facciamo tramite questo brand, la Via Maestra, tramite un sito, tramite una pagina Facebook e tramite tutti gli strumenti digitali, proprio per contribuire a far eccellere il brand Marche. Dunque, Presidente, un convegno per la promozione turistica del territorio, ovviamente la Camera di Commercio è sempre più presente vicino a Confartigianato Imprese. Sì, è vero, con Confartigianato Imprese abbiamo assistito alla crescita e alla nascita della Via Maestra. Pensiamo che sia un progetto ottimo per valorizzare i territori, le aziende dell'artistico, dell'agroalimentare che insistono nei territori dell'interno. La Via Maestra è un'emozione che vogliamo dare insieme alla Confartigianato a chi riesce a percorrere queste vie e a conoscere tutte quelle aziende che sono e che fanno parte di questo tessuto imprenditoriale, artigianato artistico, agroalimentare,
storia, cultura, paesaggio. Ecco, noi se siamo la seconda regione al mondo come attrattiva turistica, lo dobbiamo anche a queste eccellenze, perciò il progetto della Confartigianato penso che in questo momento, con gli ultimi studi che l'Enoid Plant ha fatto, possa essere, diciamo, un compimento di questa grande, di questo grande successo che abbiamo ottenuto con la Regione Marche per essere riconosciuti come seconda regione attrattiva al mondo. Questa va a valorizzare anche un settore importante in questo momento storico, anche di questa recessione che noi abbiamo, che è l'artigianato artistico. Noi dobbiamo cercare di curare il più possibile le attività che sono nei piccoli centri, le attività che sono sia dell'artigianato che del commercio nei piccoli centri storici, dove purtroppo la problematica delle infrastrutture interne, la problematica magari anche delle infrastrutture come la banda larga, possono metterle in difficoltà e non concorrenziali con altri settori o con altri territori. Questo è un progetto che cerca di valorizzare e di dare visibilità a quelli che magari fino ad oggi hanno lavorato tanto, hanno sofferto tanto, hanno creato delle economie in dei territori difficili. Oggi vogliamo dare la possibilità con la Confartigianato di poter iniziare un percorso dove la via maestra possa essere per noi, per loro anche una via di rinascita con le proprie attività. Dunque, quanto è importante la promozione turistica del territorio anche nel comprensorio di Urbino? Sì, assolutamente importante e fondamentale per le aree dell'entroterra, e Confartigianato crede in questo, cioè crede sia nella valorizzazione dell'offerta turistica territoriale e sia in tutto quello che è poi, come dire, sono le tematiche attrattive che ha il nostro territorio, quindi enogastronomia e artigianato artistico. Sono i due driver principali che connotano l'offerta territoriale e noi come Confartigianato operiamo per valorizzare e promozionare tutto il territorio e attraverso il progetto La Via Maestra, che è un progetto organico che accorpa, aggrega le eccellenze dell'enogastronomia e dell'artigianato artistico in chiave multimediale e per aiutare le imprese ad approcciarsi sia al mercato digitale che al mercato, diciamo, quello tradizionale internazionale. Quello che crediamo e per cui ci mobilitiamo costantemente, svolgiamo la nostra attività sui vari territori dell'entroterra, è il fatto che la nostra associazione debba essere al fianco delle amministrazioni locali per supportarle, coadiuvarle nelle azioni di governance finalizzate a creare i contesti e le condizioni più favorevoli per la creazione di impresa e per lo sviluppo delle imprese, sia quelle operanti nel settore turistico alberghiero ricettivo, sia quelle operanti negli altri settori che, come abbiamo detto, sono quelli fondamentali e trainanti per l'appetibilità turistica del nostro territorio. Branding, questi valori, questa proposta di valore deve essere agganciata poi ovviamente al brand. Il brand è quello che racchiude la promessa che noi facciamo nella nostra offerta. Noi stiamo analizzando da alcuni anni quello che può essere l'impatto dei marchi, dei parchi nazionali, quindi parliamo di marchi territoriali, e abbiamo visto che sono dei risultati molto interessanti, non soltanto a livello turistico, ma per esempio per la differenziazione dei prodotti biologici, per la rassicurazione che il prodotto sia effettivamente biologico, possono dare più credibilità. C'è poi tutto un discorso di valori etici che vengono associati a questi brand e che valorizzano i prodotti e i servizi. Dunque, Sindaco, un convegno ovviamente per la promozione turistica, quello offerto da Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, in un contesto dove appunto è presente la Fiera del Tartufo. Questo sta a testimoniare appunto la rilevanza e l'importanza dei prodotti. Sì, questo convegno aggiunge qualità e eccellenza alla nostra fiera. Abbiamo diversi appuntamenti. Quando ho saputo di questo convegno ho subito avallato e appoggiato l'iniziativa, perché quando si parla di promozione turistica tutto ciò si bacia sicuramente col tartufo, e quindi questo convegno non fa altro che amplificare e favorire la condivisione territoriale affinché questo territorio possa svilupparsi sotto l'aspetto turistico. Abbiamo delle belle attrattive a livello culturale, a livello ambientale, a livello sportivo e a livello enogastronomico che sicuramente possono favorire l'afflusso di turisti nei nostri territori. Cheers to the wish
wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories.